iniziamo questo video da struccata e nel frattempo mi trucco. Per prima cosa prepariamo i capelli tirati indietro con questo tutto fiorellini. Allora, io ho già messo la crema idratante, sia il contorno occhi che la crema, questi qui della Kiehl's, e adesso iniziamo a truccarci. Allora, metto il fondotinta, questo qui di Make Up Forever, è l'Ultra HD nella colorazione Y245. Dopo averlo sparso un po' per il viso, prendo un pennello, questo qui di Nabla, questo qui, e inizio a stenderlo sul viso. Io rispetto alla spugnetta mi trovo molto meglio con il pennello. Lo stendo bene per togliere eventuali righe o eventuali effetti, come qui ne vedo di più, di qua vedo che ancora non c'è il fondotinta. Cerco di stenderlo bene. Dopo aver steso il fondotinta, metto sempre di Make Up Forever dell'Ultra HD un correttore numero 21 e ne metto veramente, faccio tre puntini giusti qui, 1, 2, 3. Perché come tutti i correttori su di me tendono a segnarmi, per cui ci vado leggera, un po' coprono, un po' illuminano e così mi trovo a mettere i correttori. Prendo un pennello, io ho questo qui, era di una palette della Lancôme e è doppio, da una parte sarebbe il pennello piatto per mettere gli ombretti. In polvere e polvere o anche quelli in crema e dall'altra parte comunque c'è lo sfumino. Allora, dalla parte piatta come primo step stendo questo correttore. Ci do una prima stesura così, con questo pennello piatto, poi lo giro dalla parte del sfumino e lo sfumo, così un po' mi copre e anche riesco a sfumarlo meglio. Come vedete non vado molto da questa parte perché, avendo più rughettine, nell'arco della giornata o sorridendo, parlando, e mi si formano più righette e mi vedo troppo segnata su questo lato, per cui trovando un correttore della propria carnagione non si vede molto lo stacco, che proprio in questo lato non è che ci metta molto prodotto. Ok, anche con questa parte, poi passo con il primer. In questo caso utilizzo questo di Anastasia Beverly Hills, che è il primer più chiaro che ho. Ne va messa veramente una puntina perché è molto cioè dà molta chiazza di colore, per cui aggiungerne troppo si nota subito. Lo stendo con il dito. Questo è l'effetto. Qui ci ho messo il correttore, qui il correttore, il primer, e di qua lo devo ancora mettere. L'unica cosa
cosa che non faccio in questo video sono le sopracciglia, perché come vedete me le sono appena fatte fare dall'estetista, per cui quelle non ci metto nessun prodotto, sono state fatte perfette così da una professionista. Ed eccoci qui con la prima accenno di base fatta. Adesso prendo questa palette qui, la Chic and Star di Benefit, e ci faccio un po' di contouring e ci metto sia il blush che l'illuminante, per cui contouring o questa terra, poi blush o questo e c'è anche l'illuminante cookie. Prendo questo pennello, il 204 di Sephora, dalla parte tagliata obliqua prendo la Hoola e inizio a scolpire il viso. Io parto da qui dietro e vengo in avanti cercando di non... Di base non voglio prendere molto prodotto dalla cialda perché poi rischio sempre di fare macchie. Se è necessario preferisco aggiungerne che avere il problema di troppo prodotto, perché toglierlo è un po' un casino. Allora faccio così, poi continuo. Comunque questa palette ha una profumazione di fresco che è buono. Poi sempre con la terra Hoola faccio anche questa parte qui e anche un po' qui di lato, e adesso faccio anche l'altro lato del viso. Fa l'effetto non molto visivo come base qui di contouring, ma comunque se poi sopra ci aggiungo il blush vedrete che la situazione un po' cambia. Prendo questo pennello della Kiko che è il numero 10, questo della Kiko, e passo al blush. Prendo questo blush con 4 colorazioni, le mischio un po' insieme e pensiamo a mettere un po' di blush. Sorridiamo e io lo picchietto così perché mi sempre per il discorso di non mettere un eccessivo prodotto tutto in una zona, picchiettandolo ho visto che di base riesco a sfumarlo meglio. Ed ecco, vedete che mettendo il blush si vede più, inizia già a dare più forma al discorso di fare il cosiddetto contouring. Adesso passiamo ad una cosa che mi metto solo quando faccio video, perché se devo uscire con questi illuminanti Svamp sono belli da vedere, però sul mio incarnato c'ho troppe rughette qui di lato e nel passare delle ore mi si segnano ancora più le rughette, per cui lo faccio perché so che non devo uscire, mi trucco giusto per fare questo video e nient'altro, ma così posso divertirmi ad utilizzare prodotti che altrimenti non utilizzerei nella vita quotidiana per un mio fatto personale del mio viso. Allora prendo l'illuminante e lo spiaccico proprio qui dove andrebbe messo, qui nell'angolino giusto. Come vedete, questo è l'effetto di questo illuminante che si nota veramente molto. Gli occhi, iniziamo con la Birdie Sweet di Moolak. È da un pezzo che non la utilizzo e ho deciso di divertirmi con questa palette facendo anche un trucco più eccessivo rispetto a quello che mi farei di solito per uscire.
Queste sono le colorazioni di questa palette. Adesso iniziamo con il panna qui per l'arcata sopraccigliare. Questo colore panna è veramente veramente chiaro e sulla mia carnagione, vedete, da qui che sto tentando di metterlo, da qui non è che si veda molto la differenza che c'è il prodotto, però al naturale dà quell'effetto un po' di uniformare il colorito che va anche bene. Pensiamo alla piega. In questo caso, come piega, ci metto questo colore che non è proprio un marroncino. Vedete che questo sarebbe più marroncino. Metto questo qui. Ne prendo poco, così inizio con poco, eventualmente poi lo aggiungo. Vedete che non ha, forse ne ho messo anche troppo poco. Mettendone poco riesco a gestirmi la situazione, se voglio ne aggiungo, così sono sicura di evitare. Sì, dai, un po' si nota, dallo specchio si nota, non so in videocamera se si noti che da questa parte inizio a fare la piega, da questa proprio non c'ho niente. Questa piega fatta così, con questo colore. Adesso facciamo anche l'altro occhio. Ok, adesso pulisco un attimo il pennello in questa spugnettina così che è di... questa è di Sephora. E inizio a pensare, questa volta inizio a pensare alla parte centrale dell'occhio. Nella parte centrale con le dita metto questo colore qui, lo prendo subito subito con le dita, questa è la colorazione, e la metto subito subito qui. Che si nota, è molto luminoso, diciamo. Ok, fino a qui ci siamo. Adesso, allora, nella parte iniziale dell'occhio invece ci metto questo qui, sempre luminoso, però che dà sui toni del grigio. Questa volta invece lo prendo con il pennello. E così creo ancora di più questa parte luminosa. Esterna, volevo mettere questo qui ancora più sul rossiccio, sempre con il pennello piatto, e inizio a crearmi qui la parte esterna. Qui ci inizio a salire un po' di più di dove vado di solito, giusto perché, come vi avevo detto, voglio fare anche qualcosa sotto, per cui faccio qualcosa più di elaborato di quello che farei di solito. Allora, mi concentro qui di iniziare a salire di più. E
E adesso pulisco un attimo il pennello perché voglio un attimo migliorare qui la sfumatura, riprendendo questo brillantinoso che è il primo che ho messo con le dita, soltanto che questa volta lo riprendo con il pennello e miglioro qui la sfumatura. Come vedete è già meglio di prima. Adesso cambio pennello, prendo un pennello se lo trovo, prendo un pennello a penna. Con il pennello a penna prendo sempre questo colore rossiccio e inizio a lavorarlo qui sotto, in questa parte dell'occhio. Lo porto anche in avanti e qui cerco di congiungermi con quello che sono venuto, che ho prima facendo la parte qui esterna, mi sono ingrandita con la sfumatura e adesso mi concentro anche qui. Facendo questo effetto e adesso giro sempre questo pennello a penna, che è un pennello di Kiko, lo giro da questo lato, che c'è anche questo pennello piatto tagliato obliquo. Prendo in questo caso questo marroncino, giusto di punta così con il pennello, e ci faccio qui la parte iniziale dell'occhio, proprio stando vicino alle ciglia, faccio questo lavoro. Ok, adesso faccio anche l'altro occhio. E dopo aver fatto i due occhi così, allora prendo il Serial Liner di Nabla, che sarebbe il sulle liner, lo shaker un po', sentite che dentro c'è anche una pallina, e inizio a mettere anche questo nella parte superiore. E adesso vediamo se riesco a farvi anche vedere, perché sto qui leggera, faccio giusta una riga vicino alle ciglia. Vedete, quest'occhio l'eyeliner l'ho messo, adesso lo metto anche nell'altro occhio. Dopo aver messo anche l'eyeliner, nella parte inferiore prendo questa matita, che non so se ci siano ancora, è una matita di Sephora, la numero 41, e la metto nella parte interna qui dell'occhio. Adesso non so se riesco a farvi vedere perché c'ho lo specchio qui sotto e in più devo rimanere inquadrata. Allora, questo sarebbe un po' l'effetto messa la matita, e adesso la metto anche dall'altro. Dopo aver messo questo leggero velo di matita, passiamo al mascara. Come mascara utilizzo il Size Up di Sephora. Io qui ho una mini taglia e questo sarebbe lo scovolino. E adesso prendiamo lo specchietto che ho qui sotto e vediamo se riusciamo a mettere anche il mascara. L'effetto tra mascara messo e non messo si nota. Ok, facciamo anche l'altro occhio. Ed ecco fatto anche
ultimo step, metto il rossetto di Mulac, questo qui. Allora, il nome io neanche mi accingo a pronunciarlo adesso, non so se si noti in telecamera, comunque se non si nota qui da qualche parte ve lo scrivo. E mettiamo questo rossetto liquido che ha lo scovolino così, questo è lo scovolino tagliato così, e iniziamo a mettere anche questo rossetto. Specialmente la parte superiore tende un attimino a sbordare qui dove c'è l'arco di Cupido, perché mi piace un po' più segnato. Ed eccomi qui con questo trucco completo realizzato. Gli occhi sono belli accentuati e ok. Però vedermi così truccata con gli occhi a schermo, sullo schermo, mi piace il discorso. Anche vedermi qui nello specchio, vi devo dire che non è niente male vedere questa parte luminosa, poi di qui a di più il scuro. Comunque mi sta piacendo anche questo rossetto, mi sembra che ci sia. Ok, per questa sorta di Get Ready With Me, o come si chiamano, perché ho visto video che li chiamano trucchiamoci, si potrebbe chiamare anche trucco del giorno, e comunque io l'ho realizzato così per questo rispolverare anche questa palette qui di Mulac, che l'ho presa con quello che ci sono varie uscite, non l'ho più utilizzata. E in questo caso, con questi Get Ready With Me, riesco a riutilizzare palette che in questo momento sono un po' ferme. Ok, questo è il risultato, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!